pubblicità e puntare il padrino con il mirino. Ve la do io una bella idea. Fate come i Jalis. Ve li ricordate i Jalis? Sparite. Questa è la ragazzetta che scrive queste cose, non so io, Vedi, è brava la ragazzetta. Brava ragazzetta. Sì, ma vabbè, non è che ha scritto proprio tutto lei. Adesso ha copiato pure da internet, ho visto. Comunque, quello che ha scritto io l'avevo pensato prima. No, per lei è un genio, però io l'ho pensato prima. Vabbè. È una mia amica, un superato. Allora, adesso proviamo tutta la scala di fa. Pronto? Sì. Ok, via. Bella, sta fatto, bravo. Ha fatto te. Beh, questa sì, ho corretta io. Ma manco mi piace tanto, prego Morgana. Un po' di fiatone mi piace. È la scala. La scala di fa. E io la scala ho fatto, la devo rifà. No, mi dispiace se lui riprende, non si sentono i rumori che servono per di dove sta na, che sta fa. Ma che sta di? Mi manca, ragazzi. Ci pario. C'è stato il gatto che mi guardava così. Che stiamo a fa? Stiamo a bighelonna? Bighelonna? No, non pia Renato, che devi fare un altro boss ancora. Sì, è vero. Trafilato, Forza, ragazzi! Trafilato. Hai sfragagnato il trafilato. Io sto facendo trafilato. Coincidato, eh. Oh, e dai, oh, trafilate un altro, io lo faccio. Forza, ragazzi, sbrigatevi, bisogna battere. Oh, senti, Alessandro. Dai. Oh, dai. Vabbè, dai. Forza, ragazzi, stavo per ottenere qualcosa. Forza, ragazzi, sbrigatevi, bisogna battere il ferro finché è caldo. Chi è che batte? Tua sorella. No, chi è che batte? Okay. Bravo. Mi distrai. Cilli! No, questo è un po' più emozionato. Cilli, ma mamma incinta! Mamma nostra! Questo è un fratello? Sì. L'ho scoperto solo adesso. Anch'io. Lo scopriremo solo vivendo! Sì, beh, sono emozionato! E anch'io, perché apre nuove frontiere. Ma non sei coglione alla madre, vai! Titti! Davvero si dice questo, boss? Cilli! Mamma è incinta! Ma mamma è morta! Ma che cazzo mi No, non è morta. La mamma di Anne Cili non morirà mai. È malissimo. È solo dai. No! Sì! Stai attento. Se al dato tolgo la. Se al dato tolgo la e metto la I, cosa diventa? Allora, dato tolgo la, metto la I. Dito! Bravo! E lo sai dove te lo metto io il dito? No, basta! Ecco, c'è Renato. Da. Io arriverò così. Allora, sono tutte un po'. Dai, regia! Sono tutte un po' particolari queste puntate. Vai, gente. Dai, strano. Vai. Andiamo, barcano. Sì, sì. Okay. Oh, oggi sbrigate, fa quello che devi fare, che ho smesso di fumare e sono nervoso, eh! E da quant'è che ha messo. Affanculo. E da quant'è che hai smesso di fumare? Da ieri sera, ma te che te frega? Che te frega? Vabbè, buono! Buono! Passami le telefonate, pronto? Pronto, ciao Renato, sono Gina. Senti, Renato, non è che c'hai uno spicchio d'aglio da prestarmi, che sto a fare due melanzane, e se sale melanzane, se non ci metti un po' d'aglio, che e se sa. Non è che c'hai uno spicchio da. Si sale melanzane, se non ci metti un po'. E sa le melanzane se non ci metti un po' d'aglio che sanno? No. E se sa, e le melanzane se non ci metti un po' d'aglio che sanno? E se ci metti la virgola, che cazzo? Simpaticissimo testo. Parti dall'olio. Uscite qua, andà a casa, via l'aglio. È stupenda. Ma chi ha scritta? Io. Fa schifo al cavolo. Basta! Oh, a gabbia dei matti! Ma vaffa, io me ne vado. Che vuol dire? No, in giro un'altra persona. Beh, ma che hanno detto? È un linguaggio in codice. Sì. A me non mi piacciono. Dai, che tanto. Aia! Faccia in fretta un altro invito. Fallo finire prima di ridere. Vai. Faccia in fretta un altro inventario. Smonto la baracca e via. Via, via! Tanto è inutile. Prima o poi ci riuscirò a smontare questa tua radio. Ma che. Questa aria. Tanto è inutile, prima o poi ci riuscirò a smontare questa tua ira da duro. Aria? Aria, ira, sono fratelli. Gli ha pure tirata la palletta fuori dalla finestra. Gli ha pure tirata la palletta fuori dalla finestra con la speranza che buttasse di sotto. Se buttasse di sotto. Vaffanculo. Però morì porca madosca. Sì. Mi mettono un dito
lo so, me la visito due volte al mese. Due volte al mese, Renà? Ma se a me il medico mio mi ha detto che due volte l'anno è pure troppo. Ah, beh, ma che significa? Io quando si tratta della salute sono uno scrupoloso, Ma che c'è, andita? Siccome sto in subaffitto insieme ad altre due, e va a fangina, è proprio di questo io volevo parlare. Siccome sto in subaffitto, c'hai ragione Lucia, dovevo ossigenare. Ma comprate sta casa, così non dici subaffitto. Padre, che devo fare? Ah, bello mio, guarda un po' qua, un po' là, un po' a tua cassa, un po' l'altra, come dice Bibbia, botta al cerchio o una telaio. Come disse Gesù, quando baci, porgi altra guancia. No, ma quello era uno schiaffo. Psh, pure questo. Guarda che rumore, uno schiaffo. Vabbè, vi ricordate. E andiamo a mangiare, tanto lei finisce sempre così. Tanto con lei finisce. E andiamo a mangiare, tanto con lei finisce sempre così. Ma sai come disse Samuele a Isaia? No. Andiamo a mangiare.